se fanno male. Muori uno. Ogni tanto ralletto per leggere che scrivete in chat. Scendi giù che i lupi ti massacrano, suca. Era qui la scorciatoia e quel percorso era chiuso. Ti prego. Quindi. No, qui non ci vado, ma non si torna indietro. Qui sì. Guarda che simpatico. No, non, la difficoltà non è selezionabile in nessun modo, credo. Cambia solo un po' in base alla classe iniziale. Nel senso che puoi partire con un personaggio un po' più forte o un po' più scarso. Apri porta. Se ricordo bene la beta, qui c'è la scorciatoia. Esatto. Lanterna. Dai, livelliamo. Bene, è un'ora che gioco e sono riuscito a non perdere neanche un eco del sangue. Sono soddisfazioni. Penso che ti aumenti nei New Game Plus. Non te lo so ancora dire, ovviamente, perché non mi sono spoilerato nulla. Tra un paio di giorni lo scopriamo. Si fa shopping. È carina, però credo che non posso fargli il critico dopo con la torcia, quindi non lo so, c'è da studiare un po'. Ah, si è aperta. Ah, ecco il tizio del filmato iniziale. Tu devi essere il nuovo cacciatore. Ah. Benvenuto nel sogno del cacciatore. Ora questa è la tua casa. Io sono... German.
amico dei cacciatori. Di sicuro ora provi confusione. Cerca di non pensare troppo all'accaduto. Vai là fuori e abbatti qualche belva. È per il tuo bene. Sai, è questo ciò che fanno i cacciatori. Ti ci abituerai. Cosa non puoi livellare, perché? Luogo, un'officina dove i cacciatori rinforzavano armi e carni con il sangue. Non abbiamo tanti strumenti come un tempo, ma puoi usare tutto quello che trovi. Anche l'automa, se ti facesse piacere. Un tempo, un'officina. Ah, di nuovo lo stesso. Officina. Ah, ottimo. Posso potenziare. Diamo una riparata prima. Beh, tutto sulla mannaia per ora. Vabbè, solo perché non ricorda il suo nome. Tirare le belve, frammenti vari. Ah, quindi non posso ancora livellare, è presto. Altare della memoria, no, manca l'attrezzo. Vabbè. Ok, questo caricamento in effetti era un po' lunghetto. Immagino che quelli tra l'hub centrale e il gioco siano un po' più lunghi rispetto a quelli di quando muori. Scorciatoia che avevo aperto era di qua. Boh. Credo di sì. No, come non detto. Non era questa. Era questa. Tra l'altro sono stato un cretino. Potevo comprare l'armatura nuova dal venditore. Ora non ci torno. Vi risparmio qualche caricamento.
ascensore. Disattivato. Quindi se risalgo di là devo rifarmi i due lupi. Apriranno le gabbie o servono solo a distrarmi? Qualche luogo sicuro? Beh, sicuro. Ho sentito, sì. Chiudersi in casa non è sempre sufficiente. Se voi cacciatori faceste il vostro lavoro, non saremmo ridotti così. È tuo dovere aiutarmi, hai capito? Allora cosa mi dici? Hai intenzione di dirmelo o no? Dirmi... no. Sì, giusto. Avrei dovuto immaginarlo. Non servi a nulla. Non hai nessun rispetto per gli anziani. Già, voi forestieri ci siete davvero d'aiuto. Forza, ammettilo. Credi che siamo tutti folli, vero? Beh, vai all'inferno. Il boss dovrebbe essere a due passi da qui. Solo che ho voglia di rifare due lupi in questo momento. Perché se mi sa che dovrò andarli a fare. Quindi... cosa c'è? Ho modi mi... ok. No. Vabbè, dai, basta. Diamo un'occhiata qui prima di riprendere. Sa che sono all'altro capo della galleria dove mi ero buttato prima. All'altro capo, un altro piano, non ne ho idea. Che tristezza, questo era il genere di cose con cui si interagiva in Dark Souls.